Benvenuto su Psinel, il primo podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale, con Gennaro Romagnoli. Ciao e benvenuto alla 317esima puntata del podcast di Psinel, puntata 317. Tu di tanto in tanto dai una sbirciatina agli oroscopi? Questa è una delle domande paradossalmente più frequenti che mi fate durante le passeggiate. Rispondo poco durante le passeggiate perché la risposta è molto complessa. Qui su Psinel ci siamo occupati diversi anni fa di oroscopi, quando ancora il podcast non esisteva. Per questo ho deciso di farci sopra una puntata. Che tu creda o meno negli oroscopi, ti invito a seguirmi fino alla fine, perché cercherò di creare insieme a te una specie di oroscopo personale che però funziona. Bene, allora iniziamo! Oh, allora com'hai trascorso questa settimana? Per caso ti sei accorto se il tuo cellulare o il tuo orologio sono già in grado di prevedere le emozioni delle persone che ti circondano? Se non sai di che cosa sto parlando, tranquillo, questo è l'argomento della precedente puntata, la 316, dedicata all'intelligenza emotiva artificiale. Prima di iniziare, voglio ringraziare tutte le persone che hanno scaricato l'app di Clarity. La trovi cercando Clarity con la Y app all'interno del tuo App Store e ti consentirà di imparare la nostra meditazione scientifica. E voglio ringraziare tutte le persone che ogni settimana mi seguono sui social. In particolare, ultimamente sono molto attivo su Instagram e ultimamente ho anche un profilo Telegram. Prima di iniziare, lascia che metta le mani avanti, perché questa volta non credo che riuscirò a tagliare tutti i suoni che mi circondano. Come probabilmente sai se mi segui da un po' di tempo, qui a pochi metri da me stanno costruendo un intero palazzo e i rumori sono tanti e difficili da togliere. Farò del mio meglio per eliminarli. Allora, ti piacerebbe conoscere il tuo futuro? E a chi non piacerebbe? La maggior parte della gente sarebbe più che disposta a trovare il modo per prevedere il proprio futuro. Lo farebbe e lo faremmo tutti quanti, perché questo ci aiuterebbe a sopravvivere. Sapere che cosa accadrà ci permette di prepararci appunto per superare quella determinata sfida o per evitare quel particolare ostacolo. Allo stesso tempo, sapere che cosa accadrà nel futuro ci mette tranquilli, perché noi abbiamo come una sorta di sistema interiore che tenta costantemente di prevedere le cose per farsi un'idea sufficientemente chiara da dire: ok, ho capito, ora posso stare tranquillo. Se mi segui lo sai, lo ripetiamo da tempo, il nostro cervello è una macchina che fa previsioni, un computer che continua a simulare che cosa accadrà e lo sta facendo anche in questo momento mentre mi ascolti. Stai prevedendo che bla bla bla, che io dica qualcosa di sensato. E se ad esempio in questo momento ti dico che bla 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 bla, creo come una sorta di smarrimento, non è vero? Sì, magari non l'ho fatto benissimo, ma hai capito a cosa mi riferisco. Quando il tuo cervello trova una previsione attendibile che gli piace, tende a crederci. Questo gli consente di risparmiare un pizzico di energia, perché sappiamo già che cosa accadrà, e allo stesso tempo gli consente di sentirsi abbastanza sicura di ciò che andrà ad affrontare. Quindi, Jenna, si tratta ancora di processi legati alla nostra sopravvivenza, all'evoluzione? Sì, esattamente, tendiamo a prevedere di continuo il futuro perché questo potrebbe garantirci la sopravvivenza. Chi riusciva a prevedere meglio il futuro 5-6 secoli fa poteva sopravvivere, magari all'inverno. Chi non ci riusciva o viveva molto male, di stenti, o molto probabilmente periva. Di fronte all'imprevedibilità del caos, l'uomo ha sempre cercato delle spiegazioni metafisiche e delle modalità per ingraziarsi tali forze. Lo abbiamo visto nella puntata dedicata ai rituali, ai talismani, eccetera. Per l'appunto lo ha fatto attraverso rituali, altari, credenze metafisiche, sacrifici, religioni, eccetera, eccetera.
Noi esseri umani abbiamo una naturale tendenza a creare spiegazioni degli eventi che ci capitano, anche se abbiamo pochissimi elementi a nostra disposizione. Ti succede ogni volta che ad esempio guardi una nuvola e al suo interno ci vedi una figura apparentemente dettagliata. Se provi a guardare una nuvola, una volta che gli hai trovato una forma dettagliata, succede qualcosa di un po' particolare. È difficile togliertela dalla testa. In altre parole, se vedi, non so, un'auto in una nuvola, a meno che il vento non scompigli quella nuvola troppo velocemente, è difficile che tu riesca a vederci una nuova figura. Cioè, una volta che tu ti sei fatta un'idea abbastanza chiara di che cosa c'è nella nuvola, poi fai fatica a tornare indietro. Questo è esattamente lo stesso principio che succede quando ascolti il tuo oroscopo, che sono un insieme di generalizzazioni all'interno delle quali puoi riconoscerti. Quando trovi una forma che ti assomiglia, fai poi fatica a liberartene. Anni fa abbiamo parlato dell'effetto Forer o effetto Barnum, dipende un po', in realtà Forer è lo psicologo e Barnum è quello che l'ha reso famoso. Nel 1948 lo psicologo Bertram Forer consegna ai suoi studenti alcuni test di personalità. Poi prende i risultati di questi test e li consegna individualmente ad ogni studente e gli chiede di dare una votazione da 0 a 5 per vedere quanto è stato efficace. In altre parole, 0 vuol dire non ha previsto per nulla chi sono e 5 lo ha previsto davvero bene. All'interno del campione dei suoi studenti il voto è stato di 4,6. La maggior parte degli studenti si è riconosciuto all'interno di quella descrizione tra virgolette di personalità. Tra virgolette perché in realtà quella descrizione era uguale per tutti. Era esattamente la stessa descrizione. Forer non aveva consegnato dei veri test di personalità e quella descrizione era studiata ad hoc affinché chiunque potesse rientrarci. Puoi cercare questa descrizione sia cercando effetto Forer su Wikipedia o su Google, oppure puoi trovarla e puoi cercarla all'interno di Psinel perché l'abbiamo fatto tanto tempo fa. Comunque ti inserirò tutta la descrizione all'interno del quaderno degli esercizi. Eh sì, Jenna, ma io non ci credo a questa cosa. Già conoscevo l'effetto Forer e io non ci casco alle generalizzazioni degli oroscopi. Non è vero, caro 182, che non ci caschi, perché è stato dimostrato che tutti tendiamo in un qualche modo a ricercare noi stessi all'interno di quelle descrizioni. In altre parole, quelle descrizioni sono abbastanza vaghe, vanno alla ricerca dei nostri punti di forza, sono abbastanza generali da poterci far rientrare un po' tutti, anche te che sei uno scettico, anche me che sono un super scettico. Attenzione, questo non è perché quelle previsioni davvero siano tratte dagli oroscopi, ci tengo a dirtelo se per caso non sono stato sufficientemente chiaro, ma è perché sono state create ad hoc affinché tutti ci possano ricadere. Quindi abbiamo detto che tendiamo a prevedere il futuro, che farlo ci fa sentire bene e al sicuro, che quando una cosa è ambigua cerchiamo di dargli un senso a tutti i costi, anzi non possiamo fare a meno di dargli un senso, come nell'esempio della nuvola. Mancano alcune cose, diciamo la ciliegina sulla torta, che potremmo chiamare effetto senno di poi. Qualche anno fa i miei colleghi si sono divertiti ad intervistare le persone appassionate di sport prima e dopo alcuni eventi importanti, come ad esempio i mondiali di calcio. È stato chiesto di fare alcune previsioni sull'esito delle partite. I ricercatori hanno preso accuratamente nota di queste previsioni e sono tornati qualche tempo dopo dagli stessi soggetti. E gli hanno chiesto, secondo te, ci hai beccato o non ci hai beccato? Il risultato è stato sorprendente. La gente tendeva a credere di aver fatto dei pronostici azzeccati, al punto tale quasi da litigare con i ricercatori quando questi gli raccontavano che non avevano previsto davvero la cosa giusta. No, io ho detto che l'Italia avrebbe vinto, è lei che ha capito male.
Peccato che i ricercatori avessero videoregistrato le interviste precedenti. Ebbene, lo hanno battezzato effetto senno di poi, lo sappiamo tutti che cos'è il senno di poi, quindi la tendenza a credere di aver previsto le cose meglio di quanto siamo stati realmente in grado di prevederle e basandoci su come sono andate poi le cose. È una sorta di versione non politica del saltare sul carro del vincitore, dire «Ah, io lo dico da sempre che le cose stanno così». All'interno di questo effetto rientrano molti altri effetti psicologici, come ad esempio la dissonanza cognitiva in atto. Cioè, se tu inizi a credere che di aver previsto davvero la partita, poi fai fatica ad accettare il fatto di non averla prevista correttamente. Come sappiamo, la dissonanza cognitiva entra in campo ogni volta che abbiamo due idee discordanti e tendiamo a scartare quella a cui non crediamo. In altre parole, andiamo alla ricerca di tutti gli elementi che ci danno ragione di ciò che crediamo adesso in questo momento. Ed è lo stesso identico effetto che abbiamo visto più volte parlando di suggestioni e di illusioni. C'è un esempio che facciamo spesso, quello del mago. Ti ricordi? C'è un mago intorno a un tavolo che fa finta, ovviamente con un trucco di prestigio, di piegare una chiave, se non sbaglio, o un cucchiaino, poi lo lancia in mezzo ad un gruppo di soggetti ed urla: guarda, guarda, guardate, continua a piegarsi. I soggetti maggiormente suggestionabili dicono, dopo l'esperimento, dopo questo evento, di aver visto realmente la chiave continuare a piegarsi. Una parte dei soggetti invece dice: no, io ho visto solo la chiave che si piegava per magia nelle mani del mago e poi non ho visto continuare a piegarsi. Quando queste persone venivano intervistate qualche settimana dopo, tendevano a rafforzare l'illusione. Chi credeva di aver visto la chiave piegarsi, ci credeva quasi ciecamente e diceva: sì, ho visto la chiave che si piegava. Chi non l'aveva vista piegarsi, alcuni di questi, tendevano a ricordare di averla vista piegarsi. Bello, è una bella storia, quindi in realtà il tempo ha aumentato l'effetto dell'illusione magica. Quindi Jenna, correggimi se sbaglio, basta che l'oroscopo ci becchi una sola volta che poi io continuo a crederci. Bravissimo, 182, questo è esattamente ciò che intendo. Più passa il tempo e più tendi a credere che la previsione che ha fatto l'oroscopo sia stata accurata. E se per caso ci ha beccato anche solo una volta, ecco che nel tempo tu non è che tendi a non crederci, anzi più passa il tempo, magari non hai disconferme di quella cosa e più tendi a crederci. E questa è la stessa problematica che emerge oggi con le fake news. Se credi che sia vera quella fake news che leggi e non hai un'immediata sconferma, tenderai a crederci, a volte anche a difenderla, a creare appunto la dissonanza cognitiva dentro di te. È un bel problema che più passi il tempo e peggio sia. Il nostro cervello ha creato delle certezze, ha bisogno delle certezze per sentirsi tranquillo. Ti ripeto, lo fa di continuo ed è per questo che dobbiamo imparare ad amare un po' di più l'incertezza. Ed è per questo che da 50 anni continuiamo a parlare di zona di comfort, di abitudini mentali e di cose del genere. Non tanto perché facciano parte del mondo della crescita personale americana, ma perché effettivamente noi tendiamo costantemente a cercare certezze. E imparare a vivere nell'incertezza potrebbe farci molto, molto bene, anche se non è facile. Ascolta Jenna, ma allora quelle cose degli oroscopi sono tutte fandonie? Sì, da un punto di vista scientifico, astronomico, assolutamente sì. I pianeti, le mappe di pianeti che vengono descritte dagli astrologi non sono attuali, non sono quelle degli astronomi di oggi. Quando senti dire Nettuno in trigono con Urano, molto probabilmente si tratta di cartografie astronomiche in 2D del passato, ma se parli con un astronomo si mette a ridere di quelle cose. Questo non significa che non ci siano delle allineamenti di pianeti astrali eccetera eccetera, ma significa che per la maggior parte delle volte quelle carte che usano gli astrologi non sono scientificamente attendibili. Tuttavia, come abbiamo visto, noi abbiamo la tendenza a voler prevedere il futuro, per questo leggere il nostro oroscopo potrebbe farci sentire bene, potrebbe darci, diciamo così, no? Qualcuno mi dice: ma guarda, io non ci credo, però lo leggo perché così mi dà, sai, mi dà una sorta di prospettiva. Anni fa abbiamo visto e abbiamo parlato di cronopsicologia, lo studio secondo il quale, in base a quando nasci, puoi avere dei tratti di personalità specifici.
In particolare ne parla Richard Wiseman nel suo divertente Quirkerology, che però ho prestato e non riesco a trovare la fonte, per cui aiutami a ricordare, se per caso hai Quirkerology a casa, qual è la fonte degli studi di Wiseman sulla cronopsicologia. In caso ti inserisco qua sotto l'articolo che scrissi molti anni fa. Detto in poche parole, se nasci nei mesi invernali, tenderai ad essere più protetto dall'esterno e tenderai ad essere meno estroverso. Viceversa, se nasci in estate, tenderai a essere più estroverso. In realtà non dipende da quando nasci, ma quando cresci. Cioè, io che sono nato il 30 agosto, alla fine dell'estate, in realtà ho come stagione, diciamo, l'autunno. Se nasci in primavera, avrai come stagione l'estate e così via. Nonostante questi studi siano davvero molto molto interessanti, se ci pensiamo bene ci sono troppe variabili che possono aver influenzato chi sei, la tua personalità. Dal tuo stile di attaccamento al luogo dove nasci, al fatto che hai intorno a te molti stimoli o meno stimoli, se nasci in campagna o se nasci in città, che scuole hai frequentato, le persone che sono intorno a te, se hai cambiato più volte paese, se conosci diverse lingue, eccetera, eccetera, eccetera. Davvero troppe variabili per poter dire sei nato in inverno, succede quello, sei nato in estate, succede quell'altro. Tuttavia, ci piace sempre immaginare di poter prevedere il futuro, il fatto che esistano degli indici semplici che ci aiutino a prevedere questa imprevedibilità. Purtroppo non esistono, ma possiamo inventarci qualcosa che potrebbe in un qualche modo aiutarci. E lo facciamo tra poco, come al solito, con i nostri consigli di questa settimana. Per cui, come al solito, bando alle ciance ed iniziamo con il nostro oroscopo. Primo, incertezza. Se sei in un momento di incertezza tale da spingerti a cercare risposte nel futuro, ricordati sempre che si tratta di una tendenza naturale. Ma allo stesso tempo ricordati che cerchi sicurezza in ogni dove e tendi a trovarla ovunque. Per cui stai attento a chi tende o vuole approfittarsi di questa cosa qui. Potresti diventare come l'innamorato che vede nel like sui social il segnale di un interessamento o comunque tende a sovrainterpretare le azioni dell'altra persona. Ecco, evita di andare da maghi, cartomanti e personaggi del genere. Per quanto ti possano far sentire bene, in realtà ti stanno semplicemente dando una pacca sulla spalla. Può andare bene se sai che andarci è quello, cioè una specie di seduta psicologica fatta male, fatta davvero molto male, vacci. Se pensi che le carte possano tranquillizzarti, chiama il tuo cartomante, eccetera. Ma ovviamente la scelta migliore sarebbe andare da uno psicologo che possa aiutarti e accompagnarti. Tranquillo, non ti tratterà come matto, non sei matto se vai dallo psicologo, può semplicemente fare la stessa identica cosa che ricerchi nel cartomante, aiutarti a dare un senso agli eventi che stanno accadendo. Con la grande differenza, deve utilizzare degli strumenti testati dalla ricerca. Secondo, se ti piace l'oroscopo, guardalo a fine settimana. È un po' difficile questo mio consiglio. Se proprio ami gli oroscopi, guardali a ritroso, ma stai attento perché anche lì potrebbe esserci il senno di poi in agguato. In altre parole, anche se tu leggi il tuo oroscopo la sera, potresti andare alla ricerca di tutti quegli elementi che sono accaduti durante la tua giornata, che sono tantissimi, che possano rientrare in quella descrizione. Se nell'oroscopo c'è scritto incontrerai una persona sgradevole, tu vai alla ricerca nella tua giornata delle persone sgradevoli che hai incontrato e se per caso la trovi, succede quello stesso effetto del mago con la chiave. Inizi a credere che gli oroscopi abbiano una qualche attendibilità. In realtà per fare questa prova dovresti prendere tutti gli oroscopi descritti, fare delle medie e vedere quale ci becca e quale no. E posso assicurarti che tutti direbbero tutto e il contrario di tutto. Per cui, se proprio vuoi decidere di guardare l'oroscopo, guardalo, ma stai molto attento. Sappi che non potrai fare a meno di ricadere in tutte queste trappole del pensiero. Per cui è tua responsabilità guardarlo. Terzo, costruiamo il nostro oroscopo. Se vuoi prevedere alcune cose, fai in questo modo.
Pensa a qualcosa di importante che vuoi affrontare, che devi affrontare e su cui desidereresti avere delle previsioni, riconoscere determinati esiti. Prendi carta e penna e fai così, scrivi due tuoi punti di forza nei confronti di quella situazione. Ammettiamo che sia affrontare il tuo capo. Potresti mettere tre punti di forza che, non lo so, non fai mai un giorno d'assenza e sei una persona molto motivata che tutti quanti seguono. Poi scrivi due tuoi punti di debolezza. Ad esempio, non sei molto organizzato e un altro punto di debolezza potrebbe essere che, non so, non conosci tutti gli elementi del team. E adesso prendi carta e penna e prova a immaginare che cosa accadrà mettendo in campo tutte queste forze, sia i due punti di forza e sia i due punti di debolezza. Chiediti che cosa accade se riesco ad esprimere i miei due punti di forza, che cosa accade se emergono i miei due punti di debolezza e divertiti ad immaginare questo futuro, divertiti ad immaginare questo futuro con carta e penna, dove riesci a mettere in campo i tuoi punti di forza e allo stesso tempo riesci anche ad esprimere i tuoi punti di debolezza. Questo ovviamente non ti aiuterà a prevedere il futuro, ma di certo ti aiuterà a immaginare come far fronte a determinate situazioni, soprattutto quelle situazioni nelle quali c'è molta aleatorietà, cioè è poco prevedibile ciò che può accadere, e meno è prevedibile più tendiamo a ricercare senso e significato nelle cavolate. Tanto vale invece cercarlo all'interno dei nostri punti di forza e delle nostre debolezze, perché facendo questo esercizio potrai proiettarti in avanti, ricercando un po' quella sicurezza, quella tranquillità della previsione, e allo stesso tempo potrai immaginare delle modalità di azioni alternative. E quindi se il tuo capo ti punta il dito sui punti di debolezza, se tu l'hai già immaginato, hai già immaginato questa discussione, probabilmente saprai come comportarti. In altre parole, è molto più potente del semplice oroscopo. Ragazzi, io non so se voi riuscite a sentire tutto il casino che c'è qua fuori, ma questo non sono riuscito a prevederlo. L'unica cosa che sono riuscito a prevedere è la mia reazione di non arrabbiarmi ogni volta che parte un trapano potentissimo e di non immaginare che passerò tutto il weekend a tagliare ogni piccolo suono. Ma questo fa parte della previsione del fatto che questa puntata deve vedere la luce, anche perché questa è la terza o la quarta volta che tento di registrarla. E questa volta però, facendo le mie previsioni precedentemente, esattamente come ti ho appena raccontato, spero di essere riuscito a portare a casa il risultato. Ci tengo a dirti che questa puntata non sta a significare che un giorno non possiamo creare una qualche tecnologia che possa vedere nel futuro, che non è per sminuire chi crede in forze metafisiche e cose del genere, ma è per puntare il dito verso quelle persone che tentano di prenderci i nostri soldi attraverso ancora queste cavolate che purtroppo sono sempre più frequenti. Qualche tempo fa ti ho raccontato come in America i cartomanti e i maghi siano più gettonati degli psicologi, e tutto questo è legato alla nostra cultura. Non è legato al fatto che quella roba lì funziona, è legato al fatto che la gente è profondamente inconsapevole. Non voglio dire ignorante, voglio dire semplicemente inconsapevole. Non sa che esistono tutti gli strumenti di cui abbiamo parlato oggi, perché questo non è solo un modo per smontare, diciamo così, queste credenze irrazionali, metafisiche, magiche, ma è un modo per darti degli strumenti per conoscerti meglio e di conseguenza agire meglio. Bene ragazzi, il timer mi dice che sono andato lunghissimo, ma è stato davvero difficile riuscire a registrare in mezzo a tutto questo casino. Spero tanto che le mie parole ti sembrino delle allucinazioni a questo punto, cioè che in realtà tu non riesca a sentire tutto questo casino. Significa che sono stato qui, bravo bravetto, a tagliare ogni piccola imperfezione dell'audio. Come al solito ti invito a farmi sapere che cosa ne pensi, a mettere like, a condividere questi contenuti in giro per il mondo con le persone che pensi possano esserne interessate. Vieni a scaricare l'app di Clarity, vieni a partecipare alle nostre passeggiate su Instagram. Ti auguro una splendida giornata, ci sentiamo la prossima settimana. Un saluto da Gennaro Romagnoli di psinel.com. A solo di martello pneumatico. Niente. Non c'è adesso. Vabbè.
non era nelle stelle.